il polmone di ferro, uno dei più moderni ritrovati tecnici della medicina moderna, è stato introdotto recentemente in Francia all'ospedale di Neuilly, dall'America, dove è già stato applicato con successo, specialmente in numerosi casi di paralisi infantile. Come è noto, questa terribile malattia, abbastanza frequente negli Stati Uniti, nonostante le cure e le iniezioni di siero, progredisce inesorabile fino a colpire i muscoli dell'apparato respiratorio e il malato è condannato alla soffocazione. È allora che il polmone di ferro offre l'impareggiabile aiuto del suo ingegnoso meccanismo che solleva e comprime il torace ad un ritmo da 20 a 30 movimenti al minuto. È impossibile stabilire a priori quanto tempo il paziente dovrà rimanere in questa specie di camicia di forza che in alcuni casi è stata portata un intero anno, ma a cui si devono miracolose guarigioni.
è un mondo, è un girotondo, è... Io sono una persona prima di tutto. Prima di essere handicappato, prima di essere qua. E come tutte delle persone di questo mondo, ha i suoi incontri, le sue cose, come tutti. Quando dicevi alcuni capiscono, altri no, intendi che non accettano la tua malattia? Non è che non accettino. Di fatto c'è. Non accettano il fatto che magari, non so, io devo essere io a essere qua e non un altro, cioè. Mi sembra strano che io sia serena. Non riesco a darsi una spiegazione. Secondo me è una spiegazione molto semplice. Ce l'hai tu la spiegazione? Ma sì, basta, te l'ho detto, basta accettare la tua. La tua vita? Non accettare, vivere la tua realtà nel miglior modo possibile. No? La terza uguaglianza è questa. Che la malattia è uguale a disturbo per la gente che vuol vedere solo quello che è piacevole e di moda. Cioè, purtroppo è vero che la gente davanti a lei, davanti alla malattia, davanti alla sofferenza, al dolore, sicuramente scappa e ha paura, ma credo che sia un po' sbagliato, perché io trovo che la sofferenza e il dolore facciano parte della vita, quindi vanno vissuti, affrontati così come la vita, ecco. E per te è un male la tua malattia? Ma se è un male, nel senso che sicuramente se non fossi, potessi respirare da sola, potessi correre, camminare, sarebbe sicuramente più piacevole. Non sono masochista, però io ho un rapporto abbastanza positivo, nel senso che ho fatto 26 anni che ritengo importanti, seri, belli. Dico sempre che li rifarei questi anni, quindi non sono assolutamente masochista, amo profondamente la vita, quindi perché credo che si possa sicuramente in ogni contesto riuscire a tirar fuori delle cose, il positivo. L'importante è che anche però gli altri ti diano la possibilità di tirar fuori il positivo.